iniziamo lo studio della cinematica, cioè del movimento degli oggetti. Consideriamo gli oggetti che si muovono sempre come dei punti senza dimensioni. I principali tipi di movimenti sono il moto rettilineo uniforme e il moto rettilineo uniformemente accelerato o uniformemente decelerato, cioè frenato. Questi due sono moti rettilinei, quindi avvengono lungo una retta. La differenza tra i due è che il primo, moto rettilineo uniforme, la velocità dell'oggetto rimane costante, mentre nel secondo l'oggetto aumenta di velocità. Infatti vediamo che questa freccia che rappresenta la velocità diventa sempre più lunga. Di conseguenza l'oggetto percorre spazi sempre maggiori. Oppure moto rettilineo uniformemente decelerato, la velocità diminuisce. Poi c'è il moto parabolico, che è il moto di un oggetto che viene lanciato. E vedremo che il moto parabolico risulta dalla combinazione di due moti rettilinei. Il moto lungo X è un moto rettilineo uniforme, il moto lungo Y è un moto rettilineo uniformemente accelerato. Dalla combinazione di questi due moti viene fuori il moto parabolico. C'è poi il moto circolare uniforme e il moto armonico. Moto circolare uniforme è un oggetto, un punto, che si muove su una circonferenza, tipo un punto di una ruota che sta girando. Se la velocità di rotazione non cambia e rimane costante, il moto è circolare uniforme. Il moto armonico invece è quello descritto dalla proiezione del punto che sta ruotando, proiezione su uno dei diametri, sarebbe il punto Q. Mentre il punto P descrive la circonferenza a velocità costante, il punto Q invece oscilla avanti e indietro lungo il diametro. Questo moto oscillante è chiamato moto armonico perché è il moto che produce le vibrazioni sonore, le onde sonore, per esempio le note che conosciamo. Una nota potrebbe per esempio essere prodotta con una lamina metallica che oscilla, che viene prima piegata di lato e poi oscilla avanti e dietro, a destra e a sinistra, e così schiaccia, comprime l'aria oppure la rende rarefatta a fasi alterne, generando onde sonore che si propagano a destra e a sinistra in tutte le direzioni. Lo stesso il moto oscillante di una corda di chitarra che oscilla avanti e dietro produce onde sonore, produce una nota musicale. Quindi ecco perché si chiama moto armonico, perché è il tipo di movimento che produce le note musicali. Poi c'è anche il moto circolare uniforme accelerato o uniformemente accelerato o frenato, che è un moto circolare in cui la velocità non rimane costante ma aumenta, come in questo disegno, si vede che la velocità, questa freccia diventa sempre più lunga, oppure diminuisce. La parola uniformemente, che è la stessa che abbiamo trovato prima, uniformemente, accelerato, frenato, vuol dire che la velocità aumenta o diminuisce con un tasso di crescita costante nel tempo, quindi aumenta ogni secondo sempre della stessa quantità. In pratica il moto circolare uniforme è l'analogo del moto rettilineo uniforme, soltanto che avviene su una circonferenza, ma la velocità è costante come il moto rettilineo uniforme, e il moto circolare uniformemente accelerato frenato è l'analogo del moto rettilineo uniformemente accelerato frenato, con la differenza che questo avviene su una circonferenza e questo su una retta. Dal punto di vista delle figure, il moto rettilineo uniforme è l'analogo del circolare uniforme e il rettilineo uniformemente accelerato o frenato è l'analogo del circolare uniformemente accelerato o frenato. Vediamo poi quali sono le tre grandezze fondamentali che si utilizzano nella cinematica, cioè nello studio del movimento dei corpi. Si utilizza la posizione, la velocità e l'accelerazione, che si scrive con una L sola, non si scrive accelerazione, accelerazione. In realtà sono tre vettori, anche se inizialmente noi li studieremo come grandezze scalari, perché cominciando a studiare il moto rettilineo, i vettori sono rivolti sempre lungo la stessa direzione e quindi utilizzeremo soltanto i valori numerici di questi vettori. Quindi all'inizio sembreranno grandezze scalari, in realtà saranno grandezze vettoriali, come si vede nei modi cosiddetti curvilinei, cioè quelli che non avvengono lungo una retta ma avvengono lungo delle traiettorie curve, parabole, circonferenze. Allora si vede che per esempio la velocità è un vettore che cambia continuamente direzione, essendo sempre tangente alla traiettoria in ogni punto. Si vede anche qua che la velocità è un vettore che cambia continuamente direzione, quindi quando studieremo i moti curvilinei vedremo che queste tre grandezze sono in realtà tre vettori e non tre grandezze scalari. Infine abbiamo le leggi orarie, che ricaveremo, che sono delle formule che ci dicono in ogni istante di tempo qual è la posizione, qual è la velocità, qui c'è la velocità
anche se non si vede, e qual è l'accelerazione di un oggetto in ogni istante. Quindi sono delle formule che ci permetteranno di calcolare in ogni istante di tempo posizione, velocità e accelerazione di un oggetto che si muove.